Ed eccoci qua con un nuovo episodio di Castando con le Stelle. Questa serata abbiamo tra i nostri... la nostra star sarà Tyrus, che non si vuole chiamare Tyrus perché è modesto. Un applauso a Tyrus. Grazie, grazie, ciao a tutti. Allora, benvenuto in questa gabbia di psicolabili. Non hai detto benvenubo, eh? Benvenubo, devo dire, sì, va bene. Allora, giochi Protoss, sei contro Zerg, la mappa è... Shakura Splatò, Dubstep OP. Scrivi cose che non condivido. Però vabbè. Come no? Non è musica. Vabbè, lasciamo stare. Il tuo avversario va di 6 pull. Quindi entriamo subito nel vivo dell'azione. Madonna, subito un replay così che parte a cattivo. Non abbiamo il tempo di fargli. Fai una domanda a bruciapelo. Che ore sono? No, seriamente. Allora, hai scelto questo replay, immagino, perché oltre al fatto che tu vinca, perché è bello, no, senza tirare troppi spoiler, magari tipo di... Oh, ma ci sono due. No, perché c'è azione dall'inizio alla fine, diciamo. Oh, bello, bello, ci piace. No, i primi 5 minuti, 6 minuti senza niente, invece qua subito parte di Six Pool e Zerg. Vai, onde evitare, in che lega siamo questo match? Che lega sei? Sono master top 15 più o meno. Dio santo. Ma perché ultimamente tipo ci capita soltanto la gente che è 8 volte il nostro rank? Vabbè. Che non possiamo capire. Allora tu puoi spiegarci esaustivamente. Allora, tutto ora vedi la 6 pull. Allora, qui non puoi non vederla. E bestemmio. perché è un'opening ingiusta, perché in ogni caso Zerg non si trova mai dietro, anche se perdi 0 sonde. Vabbè, allora stavo andando con il mio Force Fast Expand e per difendermi sono obbligato a mettere un cannone nella Mineral per poi fare un cannone e difendere le sonde. E praticamente in questo modo sono sicuro di perdere il mio pilone e la mia Forge avanti, che già è una bella rottura di cazzo, però almeno non perdo il game direttamente, ecco. Ho capito. Diciamo che se lui non uccide nessuna sonda sono avanti. Ok, e tipo la cosa di volere assolutamente difendere la linea mineraria facendo morire Forge e Pilone è tipo una strategia che consigli di fare, oppure ci sono altre counter per una 6 pull mentre tu stai facendo una Forge Expand? No, questo è l'unico modo. Se provi a difendere la Forge e il Pilone perdi il game 100%, non hai modo di farlo, è troppo lontana rispetto alla mineral. Ora tu hai perso qualcosa, qualche sonda, però sei riuscito a difendere. Adesso lui giustamente non potendo far danni sulla linea mineraria punta a spaccarti la forgia. Tu hai messo un gate per chiudere il retro della linea mineraria, vai di assimilatore, quindi adesso dopo punti a una strategia, una base, o cerchi comunque l'espansione? No, guarda, prima una cosa volevo dire, che il cannone di metterlo tipo sul lato per difendere uno dei gas e costruire tutto intorno a quello. Ho quello con Ling e te un cazzo per anni. Ok. Comunque giusto. Da qui potrei fare due cose, ovvero o un forgate, sapendo che lui si sta espandendo, quindi andare offensivo e cercare di farlo, però molto riusciranno a difendere. Oppure vai per un 3 gate to expand con le sentry e vai per un macro game normale, diciamo. Va bene, vedremo cosa farai tu, insomma. Ma se tipo lo Zerg va di 6 pull, poi non è tipo nerfato sulla via economica, quindi non ti conviene fare un macro gaming? Allora, guarda, se tu perdi 0 sonde, tu sei avanti. Ma io ora ne ho perse 3-4, mi sembra. Sì. E quindi il game è abbastanza alla pari. E quando è alla pari devi andare macro, soprattutto un avversario che è il master, non si lascia sorprendere da un forgate. Ok, mi sembra una giustissima visione di gioco. Sì, anche perché comunque se tu vai di forgate, lui ha già la pozza tranquillamente, ha la regina con cui spammare le larve, quindi ci sì, mette no, poco. Ma soprattutto ha i suoi zergling nella mia base, quindi può tranquillamente vederlo e butta giù 3 spine e difende e vince il game. Esattamente. Ok. Allora, tu adesso doppio, metti il secondo assimilatore, vai di un altro gate. Stai ricercando il coso per aprire portale, non mi ricordo come si chiama quella ricerca. Portale dimensionale. Stalker che rischia la morte perché stava andando verso gli Zergling. Fai Zelota Stalker per difendere. A che minuto sei che ci regoliamo? 6:22. Ok, sei lì. Perfetto. Blatt, il tuo avversario sta andando. Mi piace come strategia perché...
deve riuscire in qualche modo a sfondarti il bunker più o meno che ti sei fatto. Quindi mi sembra una buona strategia. Ha soltanto un gas lo Zerg, sì. Sì, ha soltanto un gas. Ma a questo punto, tipo, io dalla mia nabbezza l'avrei capito che andava a Blatte. Tu ovviamente, tipo, lo sapevi perché sei pro e hai detto, vabbè, vado a Blatte, quindi... Guarda, io in questo momento non sapevo bene. Pensavo sarebbe andato con un macro game. Invece il fatto che usa le Blatte vuol dire che sta provando a uccidermi di nuovo, diciamo. Farà di nuovo un... lì. No, perché sai... Olin, Zergling, Blatte... Perché, tipo, oh. dall'alto della mia orezza, della mia dorosità... Cosa? Ah, del Lega Oro. Esatto. Sì. Tipo, tutti tentano a uccidersi senza fare macro gaming. Io invece vado a fare macro gaming e muoio sempre. E vabbè. E lo so, tipo, io sono tipo un diamante mancato. E però mi ritrovo in oro. E... Tanto sei scarso uguale. Sì, appunto. Però, tipo, il macro gaming come lo faccio bene? C'è un sacco di risorse. Bene, mi fa piacere. Un sacco di basi. Sì. Niente esercito. Niente esercito, ovviamente. Vabbè, ma non stiamo parlando di Foyer in questo momento. Allora, un attimo, in questo momento di tregua dove tu stai facendo la Sentry Expand e il tuo avversario è andato a Blatte, qual è il tuo matchup preferito? Tipo sicuro Protoss contro Protoss o Protoss contro Zerg. Guarda, l'unica cosa che odio è il Terran, veramente non riesco a vincere veramente raramente. Mi sembra giusto. Ma perché vi riesci a vincere? Per colpa dello steampack dei Marine? Sì, perché steampack e muva e distrugge tutto, non ha senso. Dei Marauder. Sì, qualsiasi roba. Poi ti iniziano a droppare da tutti i lati e ti senti male. quando leggo Terran, prego Dio che non mi droppi, prego Dio che troppe cose devono che andare crashi bene, a metà game e tu vinca così. Ecco che arriva il push di Zergling Blatte. Gli Zergling non hanno la velocità neanche le Blatte, quindi penso che le tue sentinelle non avranno difficoltà a bloccarlo. Sì, e ecco, intanto sei andato comunque di Tregate Robo, mi sembra. Sì, la cosa è che io sapevo benissimo che stava arrivando perché avevo scattato con lo Stalker e quindi ero abbastanza preparato, diciamo. Però lui, come vedi, già sta prendendo la terza e sa che non mi chiuderà con questo boost, diciamo. Sì, tu sei obbligato a rimanere a due basi perché non ti puoi permettere di espandere. Anche se vorrei vedere il lavoratori... Beh, siamo lì. Per il momento non ha questo gran vantaggio. Ora... Ecco che sale. Sto provando a farci dare l'armi. Bravi, mi piace, sono piaciuti questi forzi sfruttando la forgia e il pilone per bloccare le Blatte e smezzargli l'esercito. Anche perché così gliele incastrate tutte e si ritrova comunque fuori dalla base. Anche se spegne il pilone però, te lo spacca e quindi la forgia non va avanti nella ricerca degli upgrade ma perde tutte le Blatte. E quindi devo dire che come direi che è stato uno scambio più o meno alla pari. Adesso arrivano altre due Blatte che però non capisco, potevo evitare, probabilmente sono rimaste il rally lì perché, vabbè. Ma guarda, fossi stato lui avrei evitato di attaccare, solo per sarmata non mi ha fatto nessun tipo di danno. Non è stato sto gran scambio. E muta intanto, questo magari non te l'aspetti proprio. Ecco, io non condivido perché sono su due basi e sto tartelando, non ho intenzione di attaccare. E con le mute lui non riuscirà a fare tanto danno. Le mute vanno bene se sto su tre basi e cerca di farmi splittare l'arma e attaccarmi a tutti i lati. Sì, ma in questo momento non è la buona opzione per me. No, sono pienamente d'accordo con te. Anche perché a me non piace passare dopo le Blatte e andare a muta perché... Dai, lamentati pure qua. Se non dai, l'ho già fatto in un altro video, niente, basta. No, ora lo dici pure a lui perché lui tanto non ci vede giustamente. No, e perciò, vabbè, perciò devi dirglielo. Ma perché le Blatte essenzialmente costano tantissimo in termini di supply e le muta costano tantissimo in termini di risorse. Quindi le due cose non coincidono assolutamente bene. Perché o fai tante Blatte o punti alle muta con l'upgrade. Le due cose unite viene un aborto. Intanto tu, interessantissimo, stai andando di Colossi più l'upgrade e Prisma Dimensionale. Speriamo di allora, vedere qualche... Col Prisma ora l'obiettivo è di droppare 4 sentry nella sua mira in modo da sospendargli i droni e ucciderne il più possibile, cercando di perdere io niente. E intanto cerco di andare con un... questo push è stato ideato da Naniwa e tipo... Aspetta, a che minuto sei? Perché non vorremmo essere troppo indietro. 12:46. Madonna, okay, quanto siamo indietro. Siamo indietro di una decina di secondi. E dicevi, il push è stato ideato da... E con questo push esci che hai 2-3 colossi e cerchi di uccidere il Zerg là sul punto. Per fortuna ora con queste muta non mi vede il mio prisma. Sì. Ma io in questo momento non sapevo assolutamente delle mute, infatti prenderò dei danni probabilmente. All'economia. La linea mineraria, sì. Seguiamo le mute in questo momento. Seguo le mute, eccole qua. Eccole che arrivano. Una, due,
3. Niente. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Tiri 3 gate. Gli stalker pronti a difendere. Intanto tornerei sul prisma, che mi sembra molto più interessante. Che droppi sulla sua terza espansione. Fai un po' di danni. Fai scappare le sonde. Quindi per il momento vi siete, diciamo, negati in una linea minerale vicenda. Però adesso le muta stanno tornando in base e cercano il tuo prisma a tutti i costi. E te lo troveranno. Madonna, se te lo trovano. E che danni che ti farà. Ci sono anche 4 sentry che costano tantissimo. Non te lo farà ammazzare, ti prego. È andato. Mi spiace. Ma è tutto di silenzio comunque. Siete parecchio indietro. Tipo 10 secondi. Ancora? A quanto sei, scusa? 14:30. Ma è veloce, non per due. No, è veloce. Vai, recupera. Dagli anche qualche secondo a sto punto. 14? 43. Vai, ok, va benissimo così. Ok, allora, intanto il tuo avversario sta facendo un sacco di upgrade. Sì, io sto andando lì praticamente. Lui sa che non ho la seconda base e in questo momento dovrebbe concentrarsi sul fare armata. Invece vediamo che sta andando di droni e di upgrade, appunto. Esatto. La cosa buona che fa invece è continuare a arrassarmi con le muta. Io sono obbligato a tenere gli stalker in main e può fare davvero tanti danni, ecco. E infatti ti sta dando molto fastidio. Poi tu adesso hai tirato, l'esercito a difesa. Il punto è che non sei troppo sicuro sul fatto che devi uscire. Vabbè, facendo un all-in non te ne preoccupi più di tanto. Ecco che arrivano due colossi, sentinelle, qualche zelota e molti stalker. Intanto warpo il pilone all'attacco, diciamo. In alto, sì. Testa di ponte bellissima. L'abbiamo visto. E che minuto sei? Che così non ci perdiamo il momento. 15:17. Ok, vai. Perfetto, vai, perfetto. E ora esco con due colossi e il terzo praticamente finito. E inizio a prendere posizione vicino al mio pilone. E ecco che lui arriva con la sua armata. Oh, perfetto. Sentry, mamma mia, snipate subito dalle muta. Si trovano davanti e si prendono un sacco di danni. Una sentinella sopravvive. Vabbè, fortunata. Decidi di tirarsi il tuo avversario. Adesso sei tu che vai. 14 blatt. Attenzione perché quelle blatt sono upgradate contro il tuo esercito, che comunque si difende bene. Belli forse il per tagliare le blatt e dividere l'armata. Ecco di nuovo lo scontro. 3 colossi ora. Le muta non sembrano puntare a nulla in particolare. Cioè non cerca di ucciderti i colossi, il che secondo me è un grave errore, perché i colossi fanno piazza pulita delle blatte. E in netreggi ci sono ancora un sacco di stalker, perché ovviamente le muta non hanno focussato nulla in preciso. Le muta ora sono andate e rimangono stalker e i colossi e rage quit. Dai, un GG. Mamma mia, che brutta persona. Effettivamente l'hai giocata veramente bene sta partita, contando che lui ti ha fatto una 6 pull. Infatti ti sei ripreso bene e sei entrato benissimo. Lui ha... Lui ha fatto un paio di decisioni sbagliate. Soprattutto dronare, fare upgrade, ad andare di mutalische quando io stavo andando lì. Non era solamente la sì, che poi l'aveva visto che tu c'avevi tutta quella roba, insomma. Con le muta non è che non se n'era accorto. Io penso che lui abbia voluto cantarmi colossi e cercare di tenermi in base. Però ovviamente io, essendo lì, avrei attaccato comunque. Infatti. Anche a costo di perdere tutto. Perché? Solo una cosa, durante l'ingaggio volevo dirvi che con i force cercavo di tenere indietro le batte e ingaggiare le muta da sole, diciamo. Sì, comunque anche lì nel combattimento le muta non attaccavano a caso, insomma. Poteva cercare di centrarti almeno un colosso, insomma. Ma se lui attaccava il mio colosso non era per forza la scelta migliore, ecco. No, però magari... Quasi sicuramente non l'avrebbe ucciso. Lo so, ma il danno splash così sugli stalker non li uccideva, dato il numero di muta e dato il fatto che o ti centrava le sentry, però è difficile con la massa. Sì, è quello il problema. O a quel punto, piuttosto che lasciare il danno splash che va a caso, io avrei puntato sui colossi. Però vabbè, sono scelte, io poi sono Napo. Ma io una curiosità, ma succede spesso una 6 pull in master top? Una 6 pull purtroppo succede spesso, perché la tattica, che come avete visto, anche non avendo fatto danni assurdi, gli ha comunque permesso di giocare un macro game. I cannon rush sono frequenti. Il cannon rush in genere non troppo, perché tengono gli over sopra le basi in costruzione, quindi lo vedono subito se ci provi. Comunque fatti magari anche tipo a te che sei Protoss. Dici in Protoss contro Protoss? In generale fatti da un Protoss contro qualsiasi avversario.
Allora, ti dirò, contro Zerg è raro, a meno che fai tattiche molto specifiche, le potresti non rushare la terza, però è O difficile, l'espansione, ecco. però È è dura. rischioso. Dipende poi Sì. anche molto dalla mappa. Se va di Hatch First, lo devi fare, perché sennò parti troppo indietro. E là è anche una free win, oltretutto, perché non ha modo di difendere. Se non va di Hatch First, non lo consiglio, sinceramente. Sì, ok. E invece contro Protoss ci sono alcune mappe dove funziona, che sono antiche antiche, dove fare robe molto lamere, tipo anche bloccare la rampa con i piloni Sì. Robe e poi brutte. sfruttare degli exploit per entrarli in base e prendere visione con la sonda. E anche Metallopolis, no? Poi Sì, puoi tentare la qualcosa simile. rampa, li sali facilmente da alcune angolazioni in base. Sì. Va bene. Grazie per essere stato con noi. Bella partita. Hai mostrato come ci si difende bene da una Seipulle e come si reagisce in maniera Hai efficace. spiegato in maniera perfetta come hai giocato e come si deve giocare. Grazie per Grazie a essere voi. stato con noi. Ti manderemo un cotechino a casa come segno della nostra stima. E del limoncello, perché lo faccio io, Da perciò. intingere il cotechino, lo intingi nel Ah, limoncello tipo, così ah, la poi mattina e muori. cioè, i nostri telespettatori ci chiedono sempre di chiedere le vostre foto in bikini, però non ci arrivano mai, non si sa perché, No, è eppure. strano. Tu ce la manderai la foto in bikini? Non lo so, non lo so, dipende quanto pagano questi tre servitori. Un cotechino in più rispetto a quello che ti stiamo già Vabbè, allora dando. non posso rifiutare. Vedi, Non ecco posso fatto. rifiutare. Il cotechino fa gola. Grazie Buon. mille a voi comunque. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ok, abbiamo smesso di registrare.